E a questo punto lei mi deve dare la sua assicurazione. La mia assicurazione? Certo. Ma mi ricordo nemmeno dove l'ho messa, porca miseria, dove l'ho messa? Forse il cassetto del... Ma scusi, se io gli do la mia assicurazione, no? Se lei mi dà la sua assicurazione, io le do la mia assicurazione. Benvenuti ragazzi o bentornati qua nel canale. Molti si stanno facendo e mi stanno facendo molte domande sull'assicurazione obbligatoria. E dopo aver fatto un video un po' di mesi fa, che vi linko qua sopra nelle schede, perché è tuttora ragazzi utile a mio avviso, vi confermo quello che avevo raccontato in quel video. Molti avevano detto che mi sbagliavo, ma purtroppo ragazzi era proprio come dicevo, ovvero dal 15 dicembre assicurazione obbligatoria per chiunque voli con un drone, che sia per lavoro o che sia anche per hobby. Quindi ragazzi in pratica per tutti. Dunque anche per esempio con il piccolo DJI Tello e anche sicuramente con il drone del momento, ovvero il Mavic Mini, dovremo avere un'assicurazione. Bene ragazzi, vado a farvi una disamina di tutto in questo video. Andiamo a vederlo insieme. Come detto ragazzi, le nuove normative introdotte poi giorni fa da ENAC prevedono che a partire dal 15 dicembre prossimo è fatto obbligo a chiunque voli con un drone anche per scopi hobbistici di avere un'assicurazione. Dunque la prima cosa che a tutti viene in mente è il drone del momento, ovvero il piccolo Mavic Mini. Potendo fare volo automatico, lui è considerato SAPR, articolo 5,1, e anche se lo usiamo per hobby ha bisogno di un'assicurazione. Di fatto lui è praticamente esentato da tutto ragazzi, ovvero ve lo ricordo dal cosiddetto patentino o test online, come realmente si chiamerà, in forza l'articolo 8,1, dalla registrazione anche di flight è esente, sempre articolo 8,1, ma anche esente anche dal transponder, articolo 8,2. Ma ormai ragazzi, certo che non è esente, come detto, dall'assicurazione obbligatoria, e questo grazie all'articolo 32 appunto del regolamento. Adesso iniziamo a farci delle domande, ovviamente. Tutto esente, libero da incombenze burocratiche totali, però, cacchio, l'assicurazione obbligatoria proprio non ci voleva. E molti di voi si staranno dicendo così. Allora voglio riaffrontare la cosa e vi dico che la prima cosa di fatto che dovete andarvi a vedere è nel caso abbiate già una polizza del capofamiglia, se siete coperti anche per questo aspetto, ovvero il volo con un drone per uso ricreativo. Infatti non è detto che non sia presente, come non è detto che ci sia, però siccome il regolamento ENAC prevede che tutti i droni in via generale sono diventati SAPR e dunque aeromobili, articolo 5,1, molte polizze generiche non coprono i sinistri causati da un aereo mobile. Infatti, vi faccio un esempio classico, che per esempio la polizza del capofamiglia, come sapete bene, non copre danni da motoveicoli. Infatti chi guida deve fare ovviamente un altro tipo di assicurazione obbligatoria relativa al proprio automezzo, che come sapete si chiama RC Auto. Detto ciò, molte assicurazioni però già comprendono questo tipo di scenario, ovvero la copertura del volo con un aeromobile. Ho alcuni amici che volano con droni e hanno già compresa nella loro polizza, si sono già informati, questa copertura. Dunque ho già toccato con mano che è così. Esempio, io ho una polizza ragazzi ma non me la comprende, e dunque è vitale andare dal proprio assicuratore e chiedere se la polizza che abbiamo in essere copre realmente il drone per volare anche a scopi ludici, evidenziando bene che si tratta di aeromobili e deve rientrare in quelle che sono le richieste del regolamento ENAC all'articolo 32. Dunque magari per molti questa assicurazione non sarà un problema, perché l'avranno già prevista in quella che hanno già. Allora,
questa è la prima soluzione che vi propongo, ovvero quella di affrontare appunto questa cosa, come detto, andando appunto alla vostra assicurazione, se ce l'avete voi, se ce l'ha vostro padre, vostra madre, e nel caso non sia compresa, per esempio, quando vi informate la copertura, dovete chiedere se sia possibile aggiornare la polizza ed inserire anche all'interno questa opzione, e sarete di fatto a posto senza dover fare altro. Vi ricordo che qualunque sia il logo dove, ragazzi, volate, l'assicurazione è sempre obbligatoria. Anche se vi passa per la mente, che ne so, che magari dice io volo in un mio appezzamento di terreno privato perché ho 2 ettari di terra e volo lì, le cose, ragazzi, anche se siete sul vostro, purtroppo non cambiano. Perché vi faccio un esempio: se il drone ha una avaria, potrebbe uscire dalla vostra proprietà, e allora, beh, insomma, non vale nemmeno questo. Ovvero se siete all'interno di casa vostra, purtroppo è così. Allora, ragazzi, non ci sono vie d'uscita, ma in pratica, ragazzi, non ci sono proprio. L'assicurazione è sempre dovuta per tutti i droni, ragazzi. O meglio, un'unica esclusione ci sarebbe, ed è quella se usiamo il drone all'interno, esempio in un capannone industriale, che ne so, ovvero in uno scenario esclusivamente indoor, di fatto, in quello che può essere definito uno spazio confinato all'interno di un luogo chiuso. Questi sono gli unici, appunto, fuori dal regolamento ENAC, per l'articolo 2,3, e per questi spazi ovviamente non c'è l'obbligo di assicurazione. Se giro in questa area all'interno non ho problemi, e questo è ovvio, ma non è una soluzione. Che dire, un'altra soluzione è l'assicurazione collettiva che il portale, esempio, Dronezine propone. Potrebbe essere una delle soluzioni, appunto, più indolori al momento. Cioè, di fatto, una polizza per tutti i droni e aeromodelli che possediamo ad un costo di una 30ina di euro per tutto l'anno. Voi guardatela, io onestamente non ho niente, ragazzi, da spartire a Dronezine, assolutamente, ma credo sia giusto evidenziare questa potrebbe essere una soluzione interessante per questa situazione, appunto, nuova dell'assicurazione obbligatoria dal 15 di dicembre. Adesso vi dico, ragazzi, magari questa mia affermazione probabilmente sarà impopolare, e vi dico che è assolutamente vero che questa cosa fa girare i coglioni a tutti, e lo dico giusto per preparare di francesismo il video, ma avere un'assicurazione che mi consenta di garantirmi una minima sicurezza quando volo in caso di danni credo sia importante, ragazzi. Se si riesce a farla a prezzi bassi, oppure addirittura la nostra compagnia ce la prevede nella polizza del capofamiglia, ragazzi, a mio avviso è davvero coscientemente importante, perché quando mandiamo un drone in aria non si sa mai. È proprio per una nostra sicurezza. Io onestamente ho un'assicurazione collettiva di 30 euro e ce l'ho da tempo, perché quando volo voglio stare tranquillo, per cui questo 15 dicembre onestamente non mi tange. Per finire, non posso esimermi da raccontarvi i rischi che ci sono se uno viene beccato e non è assicurato, ragazzi. Diciamo che le sanzioni sono da malati di mente, sì, ragazzi, e certamente non voglio pensare nemmeno che soprattutto inizialmente ci sia una caccia all'uomo, perché è una cosa assurda. Ma vi rendete conto che si va da 100.000 euro, ragazzi, 100.000 euro, non so nemmeno come sono fatti 100.000 euro, Maria Bahari, per una sanzione, che questa è nel caso non abbiate la polizza, però ci sono anche altre sanzioni, esempio 30.000 euro in caso di polizza fatta ma non l'abbiamo dietro, non abbiamo dato la documentazione presso di noi al momento di un controllo, e questa mi pare una cazzata totale, ragazzi, da nemmeno commentare, una cosa da barzelletta italiana, fine. Quando? Al processo. Ah, già, che processo. Ma porco Giuda, ma se ce l'ho l'assicurazione, anche se non ce l'ho dietro, cioè, ma si sta scherzando, mamma. Stendiamo un velo pietoso. Insomma, adesso molti di voi diranno: vai in culo a tutto, butto via tutto, mi sono rotto le palle, accidenti a tutti. È anche normale, ragazzi, ma volenti o nolenti, dal 15 dicembre, per il nuovo regolamento ENAC, sarà obbligatorio per chiunque volare ed avere un'assicurazione, sia per lavoro, ve lo ripeto, che per hobby. Amen. Dobbiamo affrontare il problema. Cercheremo di trovare, e ve ne ho già detto un paio in questo video, le soluzioni meno indolori possibili per affrontare questa novità obbligatoria. Io cercherò di portarle il più possibile quando ci saranno nel canale, statene certi.
Bene ragazzi, per oggi che dirvi, è tutto. Datemi un like, seguitemi nel canale, se non siete iscritti ragazzi iscrivetevi e accendete la campanella delle notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Uno molto 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 importante a breve, sullo scenario dei prossimi mesi per chi vola con i droni, grandi o piccoli che sia, ovvero cosa si può, cosa non si può, quando e dove si può e con quali droni si può fare una o l'altra cosa, ovvero patentino sì, patentino no, registrazione del drone sì, no, trasponder sì, trasponder no. Vi spiegherò tutto in modo più chiaro possibile nel prossimo video normativo. Dunque ragazzi, rimanete incollati, se non siete iscritti iscrivetevi perché questo video sarà davvero interessantissimo e molto 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 chiaro per tutti, spero. Ciao, alla prossima, da Bighenette. E dobbiamo fare l'assicurazione anche per il Mavic Mini, ma anche per il piccolo DJI dello Orco Giuda.